Siamo davanti all'immagine della Madonna di sotto gli organi che in qualche modo sarà la protagonista, insieme a tutto il popolo di Dio che è la Chiesa che è in Pisa, di un anno particolare, speciale, nel quale celebreremo i 9 secoli della dedicazione, della consacrazione di questa cattedrale da parte di Papa Gelasio II. Celebrazione che vuole mettere al centro dell'attenzione del popolo cristiano, ma di tutti, la Chiesa nella sua particolarità di popolo radunato insieme per rendere lode a Dio, per annunciare le meraviglie del Signore, per proclamare il Vangelo, per esercitare quella carità e quell'attenzione che il Signore Gesù ci ha chiesto di avere verso tutti. Tutto questo si può dire in una frase, una Chiesa dalle porte spalancate, che è stato il titolo anche del nostro piano pastorale quinquennale che ha toccato e sta toccando, avendo come immagine di riferimento i monumenti della Piazza del Duomo, i temi legati a questi monumenti della fede che riescono ancora a parlare attraverso i secoli alla gente del nostro tempo di Dio e del suo mistero d'amore.